più qua, più là. Bene, più a centro, Daniele. Abbiamo ricominciato a viaggiare bene. Siamo contenti. No, Vieni qua, lo facciamo qua. Oggi che partite è stata? Sì, lo sapevamo, per la squadra. Il campionato era stato difficile, anche se non c'è più occasione. È stato duro essere così ordinati nel difendere il football. Vedere l'Inter è davvero così raggiungibile? Anche ieri sera avevo delle sensazioni che probabilmente è difficile da raggiungere, perché Nove ha fatto una partita eccezionale, ha faticato pochissimo e ha rischiato anche di fare gol, quindi questo ci ha dato due punti in più, ma ci ha dato una dimostrazione che sono corazzato. Senti, tu che non sei uno da 0-0, vuoi rispondere qualcosa a Mihajlovic? No, che le cose che ha detto su Totti, ha parlato anche di te. No, c'ha ragione, io ci ho provato in tutti i modi a farmi ammonire contro il Palermo per cercare questa e non il Napoli, però poi alla fine ho smesso, perché ogni volta facevo così, anche in fatto c'era il derby che ero diffidato, mi facevo ammonire la partita prima e poi giocavo al derby e non la prendevo mai, quindi questa volta è il gioco, ormai se prendiamo insieme salterò il Napoli, però tanto giochiamo, tanto è tutto importante. Quando senti, ti va di dire qualcosa sulla reazione di Mourinho? Insomma, sei molto contestato là. Quando? Quella di ieri? Di ieri sera, delle manette. No, guarda, non è facile quando stai in campo nel voto. Io mi ricordo quante erano dette al Guardialini a Torino, al gol di Del Piero, perché mi sembrava fuori gioco di 5 metri, di tutti i colori. E, insomma, su quei toni, giuro, probabilmente non mi ha sentito. Poi ho rivisto il gol era buono, perciò tante volte in campo può succedere, può essere nervoso un giocatore, a tanto può essere nervoso un allenatore, la velocità naturale mi sembra, anche a me mi sembra rigore, poi ho visto che non lo è. Daniele, che è all'ingresso in campo, Daniele, con la testa sul campionato o qualcosa che possono capitare? Sono stati puliti, è una squadra che ha fatto una bella partita, la partita della vita, noi forse sul 2-1, quando anche andata e ritorno pensavamo che l'aveva già fatto, un po' mollato la presa, ma non perché pensavo che... All'ingresso in campo ti abbiamo visto chiedere al pubblico un trattamento diverso a Dove. Daniele, vai, no, incoraggiare la curva. No. Daniele, cosa buona di Doni è che non c'ha bisogno, nel senso, si carica da solo, è un ragazzo di grande personalità, si è visto anche dal primo intervento. Io non capisco un retropassaggio al portiere, quindi si fa a fischiare il momento in cui prende palla, quello non lo capisco, però alla fine poi, bene o male, mi sembra che sia stato un sostegno anche per lui. Daniele, ci descrivi il siparietto con Vucinic? Un po' insultare, è dico una Roma più forte dell'emergenza, perché insomma la formazione ha una parecchia assenza importante. No, Roma ha una sua identità che non è quella del Barcellona, diciamo, però se mantiene fede a quello che è la squadra tignosa, concreta, organizzata, fa bene a prescindere da chi manca del gioco. Ma secondo te l'Inter comincia ad avere un po' di paura? Magari un pochino meno tranquilla quando perde punti, però ha un vantaggio grosso e un vantaggio grosso che c'è la squadra fortissima. Ma ieri è andato tutto contro a loro, però poi alla fine secondo me l'arbitro non ha arbitrato male. Però ripeto, il campo di lamenti, tutto adesso io dopo la campagna è stato Juventus Roma, l'ho fatto una bella in Guardialini, e poi non era quello gioco, quindi il campo può succedere, magari l'ha rivista anche lui, si è reso conto che sì, una poteva starci, una forse un pochino meno, però l'arbitro abitava bene, non c'è una personalità, c'è una paura.